A Favara, nel quartiere Itria, in via Brancati, è crollato un edificio a 3 elevazioni. Nessun danno a persone. Per fortuna i residenti si sono già trasferiti in campagna. Si tratta di 3 famiglie con 5 bambini che abitano l'immobile e che addirittura poche ore prima del crollo si sono dirette nelle case di villeggiatura estiva. La palazzina si è letteralmente spaccata in 2 parti, rovinando su via Brancati, all'angolo tra le vie Cavalcanti e Santa Caterina da Siena. L'unica persona all'interno dell'edificio si è salvata perché è sorpresa dalla frana nella parte della cucina di casa che non è stata travolta dalle macerie. I carabinieri, i vigili del fuoco, che ovviamente hanno dichiarato inagibile la struttura, le ambulanze e i volontari delle associazioni di protezione civile si sono precipitati sul posto, non appena è scattato l'allarme. Secondo indiscrezioni, nella palazzina sarebbero stati in corso dei lavori di consolidamento. Altri però sostengono che le opere di manutenzione sono state già concluse. In via Brancati hanno lavorato anche gli operatori dell'Enel per tranciare i cavi elettrici interessati dal crollo. A Favara si è dunque risollevato l'incubo della precaria stabilità degli edifici, soprattutto nel centro storico, dove, come si ricorderà, il 23 gennaio del 2010, il crollo di una palazzina di 3 piani in via del Carmine provocò la morte delle sorelle Marianna e Chiara Pia Bellavia, di 14 e 4 anni. Tanti invocano un piano di monitoraggio più costante e approfondito, al fine di censire e intervenire a rimedio delle abitazioni ritenute più a rischio cedimento.